Ingresso libero in Piazza dei Signori in città rende omaggio all'inventore della radio, Guglielmo Marconi. Il Museo della Radio di Verona trasloca all'aperto per celebrare Guglielmo Marconi. Fino al 27 luglio la Loggia Vecchia dei Palazzi Scaligeri ospiterà una mostra ingresso libero sulla storia del design che ha trasformato un elettrodomestico in un oggetto di culto da usare ma anche da mostrare. Con qualche pezzo speciale, come il microfono utilizzato dagli annunciatori dell'EIR, il canale radio nazionale, la finestra sul mondo degli italiani prima dell'avvento della RAI. Si riscopre qui che, oltre alle rombanti motociclette, Ducati ha prodotto in passato anche eleganti apparecchi radiofonici e proiettori per il cinema. L'allestimento è dedicato all'inventore della radio a 140 anni dalla morte e a 120 dalla registrazione del brevetto che segnò la nascita della comunicazione globale. C'è prettamente l'oggetto di design, dalla classica sala che uno vorrebbe avere con l'oggetto culto come può essere la moto che abbiamo supportato da Ducati, abbiamo la Ducati Scrambler, come la radio con giradischi, come la cassa della Marshall, come la radiolina della Geloso, la radio semplice dell'MMS, tutto quello che è oggetto e bello. La collocazione della mostra in pieno centro ha permesso a molti visitatori e anche a tanti veronesi di scoprire il Museo della Radio, aperto da 20 anni nella sede della scuola Ferraris in via del Pontiere, con una collezione sterminata di reperti storici, ma quasi sempre esclusa dagli itinerari turistici. In occasione del luglio marconiano, che potrebbe diventare un appuntamento annuale, sarà stampato un libro fotografico sulla storia del design applicato al mondo della radio.